Ma la domanda che io pongo a voi e che ho già posto a me: è bello il tempo in cui ci siamo radunati e abbiamo potuto tutti quanti insieme svolgere liberamente riunioni di edificazione, di risveglio? Abbiamo tante volte pregato per la Chiesa perseguitata che non poteva riunirsi. Forse tante volte l'abbiamo fatto anche a cuor leggero, ma magari alcuni di voi si sono impegnati seriamente anche per la Chiesa perseguitata in altri paesi. Ma io voglio dirti che probabilmente, anzi è così, la Chiesa di oggi è stata da Dio formata per un tempo come questo. L'armatura di Dio è su tutto il suo corpo. Non venite meno, non vi scoraggiate, non prestate eccessivamente orecchio e ascolto a parole, a cose, a commenti che possono distrarvi dalla vostra funzione di uomini e di donne di Dio. Abbiamo la possibilità, come Esther, di presentarci davanti al re Assuero per chiedere che questo decreto di morte venga cancellato. Abbiamo la possibilità di chiedere a Dio, che è il sovrano, il re, l'Iddio sopra tutti gli dèi, di darci la libertà di predicare l'Evangelo in un tempo come questo, perché questo è il tempo in cui alcuni giudei, è il tempo in cui molti uomini e molte donne sono più che sotto l'epidemia, sotto la morsa del peccato, e questo è il decreto di morte. Da questo decreto devono essere liberati. E saranno liberati se ci sarà una voce come Esther, come la Chiesa, che non si sottrae alle sue responsabilità, che non si sottrae dalla chiamata che ha ricevuto da Dio, che non tema di parlare, e come Esther, che metta eventualmente anche a repentaglio la sua vita. Così risponderà Esther allo zio: raduna tutti i giudei, pregate, digiunate per me, senza mangiare e senza bere. Anche io digiunerò allo stesso modo e poi entrerò dal re, sebbene ci sia contro la legge. Ed Esther dice a questo punto: se io debba perire, che io perisca. La storia si conclude che ad essere distrutto non è Mardocheo, non sono i giudei, né tantomeno Ester, ma sarà condannato a morte Aman, il nemico di Mardocheo, il nemico dei giudei. La storia universale degli uomini si concluderà proprio in questo modo. Non sarà la Chiesa a sparire, non sarà il popolo di Dio ad essere cancellato, ma sarà Satana, i suoi principati, le sue signorie che saranno arse nel fuoco della Geenna che è stato preparato per lui e per i suoi angeli. E ahimè, anche per tutti coloro che hanno amato la menzogna e si sono inchinati davanti al potere del falso profeta e dell'anticristo, ma tutti coloro che hanno ricevuto Gesù come loro personale salvatore abiteranno per sempre nell'eternità e saranno in Cristo una sola cosa con Dio. Dio vi benedica, fratelli.
e benedica tutti noi. Non abbiate timore di prendere in cuor vostro la decisione di presentarvi davanti al Padre, davanti al Re, per chiedere quantomeno di essere dal popolo dei giudei cancellato questo decreto che rende instabile tanti fratelli, tante sorelle. Che il Signore ci aiuti, che il Signore continui a manifestare la sua voce. Dio benedica e benedica tutte le vostre famiglie, tutta la Chiesa in Italia, in Europa, nel mondo intero.